materiale e aspettiamo domande. Dopo questa conferenza stampa noi continueremo con l'iniziativa qui nell'aperitivo che è stato lanciato di scaldarci di brulé e castagne comprate al mercato naturalmente. Allora noi dopo quell'aperitivo, cioè sembrate le 18, fra le 19 e le 20, saluteremo questo spazio lasciando in maniera simbolica e del tutto politica le chiavi di questo luogo al professor Iconi, perché ci sia un vero laboratorio di gestione della cosa pubblica, di un bene enorme che abbiamo trovato in questo mercato abbandonato, affinché ci sia un progetto di riqualificazione che risponda alle esigenze di chi vive da centinaia di anni quotidianamente questi luoghi, questo cuore di Bologna, come è stato definito. Quindi il nostro primo gesto politico è quello di passare le chiavi simbolicamente al professor Iconi perché ci sia una riqualificazione. Ci sposteremo, i draghi di Berni si sposteranno nella nuova tana, tra virgolette, che è situata, che è praticamente il teatro San Leonardo, in quartiere San Vitale. Da lì in poi lanceremo iniziative di costruzione, di mobilitazione, di laboratorio cittadino trasversale che sia in grado di affrontare nei termini in cui diceva Marco, questa nuova fase e questa nuova scommessa politica. Quindi questi sono i dati tecnici, a partire naturalmente magari che continueremo stasera da una grande assemblea che ci sarà domani nello spazio nuovo ad inaugurare politicamente questo nuovo progetto. Mi fermo qui.